l'evento negativo in assoluto è questa entrata in azienda in modo turbolento è dovuta a una situazione di crisi che ho dovuto essenzialmente affrontare senza strumenti. Qui l'idea è proprio quella di non demordere, perché se l'idea è buona bisogna perseverare, tenere duro, affrontare tutti i problemi giorno per giorno per come si presentano e capire che guardando avanti i risultati prima o poi arrivano. L'evento positivo, che è stato un po' il coronamento di questo mio pensiero e di quello che volevo fare in azienda, è la costruzione di questo immobile, quindi questa sede che è stata costruita nel 2011 e abbiamo inaugurato poi nel 2012, che per me era il sogno di una struttura voluta fortemente ecosostenibile che rappresentasse Bauer e i valori che Bauer mette nei prodotti. I prodotti hanno una caratteristica di naturalità molto spinta e quindi anche la sede che ci rappresentava e dove il nostro personale lavora doveva essere assolutamente ecosostenibile. Per cui abbiamo voluto certificare questo immobile. LEED è una certificazione di origine americana ma tradotta dalla provincia autonoma di Trento negli standard e quindi è stato il primo immobile ad essere certificato secondo gli standard LEED Italia del 2009. E questo è un po', diciamo, la partenza di un ragionamento un po' più ampio che Bauer ha fatto a livello concettuale, perché è ispirata un po' da un concetto di bontà a 360 gradi che per noi si declina in tre ambiti fondamentali: l'ambiente e chiaramente questo edificio nell'espressione, i prodotti nostri che sono certificati PEF, per cui hanno l'impronta ambientale di prodotto, si esplicita in un'attenzione particolare verso le risorse umane con queste certificazioni family, che sono certificazioni che vanno nel senso della conciliazione famiglia e lavoro e che quindi noi abbiamo interpretato, se volete, non in un senso di risposta a delle rivendicazioni sindacali, ma proprio nel senso di costruire un clima interno e una consapevolezza del ruolo di ciascuno dei nostri collaboratori molto, molto spinta, perché poi tutto questo si traduce nelle produzioni nostre, che sono produzioni di qualità. E su questo terzo ramo c'è il prodotto, con tutte le certificazioni che abbiamo affrontato e con tutti i claim che esprimiamo anche sul packaging, che comportano ovviamente un lavoro molto importante di autocontrollo in funzione della sicurezza del consumatore e della salute, e che però rappresenta per noi la vera differenza rispetto ai prodotti sul mercato. Quindi abbiamo certificazioni del senza glutine, abbiamo la certificazione vegana e tutto questo si traduce in un sistema di autocontrollo che prevede appunto il controllo di 140 materie prime, 150 imballi, con un sistema sottostante molto molto complicato, ma che ci siamo impegnati a gestire appunto a tutela del nostro consumatore.